Noi abbiamo fatto un grande investimento sulle forze dell'ordine perché abbiamo previsto in finanziaria 1 miliardo per sicurezza e difesa. Abbiamo potenziato la cyber security con 150 milioni di euro. Nelle Marche vi è una situazione che è assolutamente sotto controllo. È chiaro che anche qui ci sono degli obiettivi sensibili ed è altrettanto vero che sia un po' con l'operazione Strade Sicure che prevede l'impiego dei militari, sia per quanto riguarda il dispositivo ordinario di impiego delle forze dell'ordine, noi siamo nelle Marche in una condizione complessivamente positiva. Non trascuriamo nessun dettaglio, neanche quelli apparentemente più irrilevanti, e se dovessimo avvertire l'esigenza di un potenziamento dei presidi lo faremo volentieri. A livello europeo ci sono alcuni stati che stanno pensando per proteggere i propri aeroporti a misure di sicurezza tipo Israele. È possibile ripercuotere questo anche sul nostro territorio nazionale? Pensiamo all'aeroporto anche di Ancona per aeroporti più piccoli. Noi stiamo studiando ogni forma di più efficace presidio degli aeroporti, ma anche degli altri luoghi di incrocio dal punto di vista del trasporto di uomini e di mezzi. Però dobbiamo essere molto onesti. Cioè a Bruxelles è stato colpito un aeroporto che era super difeso e super tutelato. Spostare le file fuori non significa che nessuno possa farsi esplodere fuori, cioè il tema del terrorismo non si risolve solo con una misura organizzativa. Noi comunque siamo pronti a valutare ogni ipotesi di rafforzamento dei presidi all'interno degli aeroporti e degli altri luoghi dove avviene il trasporto pubblico e anche privato. Il punto fondamentale è individuare delle misure efficaci, perché se noi paralizziamo il traffico, se rendiamo inefficiente il trasporto e al tempo stesso non diamo maggiore sicurezza, abbiamo fatto zero al totocalcio.